Oggi a Palazzo San Giorgio abbiamo tenuto una riunione con le associazioni di categoria per fare il punto su investimenti in tema di economia circolare. L'amministrazione comunale può disporre di 3.800.000 euro da dare a contributo alle imprese del mondo produttivo, commerciale e dei servizi affinché migliorino il loro processo di produzione con un risvolto positivo in termini di impatto ambientale. Questo incontro è propedeutico proprio alla pubblicazione del bando affinché lo stesso sia il più possibile coerente con le esigenze del nostro tessuto economico e produttivo. Nell'arco di una settimana attenderemo i contributi da parte delle associazioni di categorie che abbiamo stimolato in tal senso affinché nei termini che sono stabiliti dal React-EU, che è la linea di finanziamento sulla quale insisterà il bando, quindi il 31 dicembre 2023, ci sia il tempo di pubblicare il bando, portare avanti le iniziative sul territorio, impegnare, quindi spendere e rendicontare il tutto.